per dirla in breve, spezzare una lancia a favore di Draghi. Nel senso che Draghi fa il presidente della Banca Centrale Europea, non fa il ministro del Tesoro o dell'Economia Europea, che non c'è. Quindi sarebbe abbastanza difficile chiedergli di fare la politica fiscale. Per quanto riguarda quello che sta facendo come presidente della Banca Centrale Europea, secondo me lui innanzitutto si è inventato molto raffinatamente il fatto che l'obiettivo del tasso di inflazione è sotto il 2%, ma giusto sotto il 2%, quindi siccome siamo molto sotto, bisogna intervenire con politiche monetarie espansive, che la Germania, se potesse, gli salterebbe al collo e lo ucciderebbe. Quindi il primo merito, finché non capisco meglio, può darsi che io non capisco bene, però mi sembra che uno che sta in una banca centrale che si è caratterizzata sempre per le politiche restrittive, ma invece in questo caso ribalta l'obiettivo, perché purtroppo la Banca Centrale Europea non ha nello statuto l'obiettivo di stabilizzare l'occupazione e il PIL, ma solo quello di controllare l'inflazione. Quindi lui è intelligente quando dice sì, l'inflazione ma deve arrivare al 2%, stiamo molto sotto, quindi io faccio le politiche monetarie espansive. E l'altro punto è che quella questione del risparmio è una risposta, un bello schiaffone alla Germania, perché lui dice siete voi che non spendete e quindi imponete una politica di deflazione e di ristagno a tutta l'Europa, non sono io che metto i tassi bassi out of the blue, come si potrebbe dire, ma è l'eccesso di risparmio che voi state creando, e si riferisce soprattutto alla Germania in Europa, perché poi c'è la Cina, ma la Cina tra l'altro sta cambiando, siete voi che avete creato una situazione in cui i tassi dell'interesse diminuiscono perché c'è un eccesso di risparmio. Quindi risponde in maniera, secondo me, giustamente aggressiva, cioè ribaltando le responsabilità sulla Germania e guadagnando spazio per fare queste politiche monetarie espansive. Se poi lui potesse fare pure quelle fiscali, penso, essendo mi pare allievo di caffè, che forse farebbe, non lo so, io non è che voglio difendere Draghi in tutto, però mi sembra l'unico che in una situazione drammatica come quella in cui siamo si sta facendo carico di non dire austerità, restrizione, politiche monetarie restrittive. Io così la vedo.